GF VIP 7, segnalazione su Antonella, le quinte abbracciava Antonino. Cos'è successo durante la finale dietro le quinte del Grande Fratello VIP 7? Stando ad una segnalazione ricevuta da Amedeo Venza, Antonella Fiordelisi durante una pausa pubblicitaria avrebbe scambiato un abbraccio affettuoso con Antonino Spinalbese. La fan in questione ha sostenuto che tra i due ex vipponi ci sarebbe stata una certa complicità. L'episodio accaduto avrebbe infastidito la fan, poiché avrebbe trovato il gesto come una mancanza di rispetto nei confronti di Edoardo Donnamaria. Tramite una stories, su Instagram, Venza ha postato una segnalazione ricevuta da una fan dei Donnalisi. L'utente in questione ha ammesso di essere rimasta molto delusa per l'atteggiamento di Fiordelisi, durante la pubblicità ci fanno uscire per andare in bagno e dietro le quinte Antonella abbracciava Antonino. Stando alla segnalazione, tra Antonella e Antonino Spinalbese ci sarebbe stata una certa complicità come se non si fossero mai separati. Secondo il punto di vista dell'autrice della segnalazione, il gesto di Antonella sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti di Donnamaria. Quest'ultimo per amore di Antonella ha chiuso i rapporti con la maggior parte delle persone conosciute nella casa di Cinecittà. Dunque, la fan si sarebbe aspettata lo stesso atteggiamento da parte dell'influencer nei confronti del fidanzato. All'interno della casa di Cinecittà, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese avevano instaurato un ottimo feeling. Nonostante l'ex di Belen Rodriguez abbia sempre e solo parlato di amicizia. Nel momento in cui Antonella ha intrapreso una relazione con Donnamaria, il rapporto con Spinalbese ha subito una battuta d'arresto, in più occasioni Edoardo ha chiesto alla fidanzata di non parlare più con il rivale. Al punto che la coppia aveva stipulato una sorta di patto. Una volta eliminati dal reality show, Antonella e Antonino non avevano più avuto la possibilità di rivedersi fino al giorno della messa in onda della finale del Grande Fratello VIP 7. Edoardo Donnamaria per amore di Antonella Fiordelisi ha deciso di allontanare alcuni amici conosciuti al Grande Fratello VIP 7. In primis, l'ex Geffino ha smesso di seguire, su Instagram, l'account di Nicolin Curvaia e della sorella Crizia, i tre si conoscevano da prima del reality show. Successivamente ha deciso di non avere più alcun tipo di rapporto con Nicole Murge, la vicinanza all'attrice romana aveva portato i Donnalisi a vivere un momento di crisi. Terminato il programma condotto da Alfonso Signorini, la relazione tra Antonella e Edoardo prosegue a gonfie vele ma non sarebbero graditi nei salotti televisivi. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.